Ehi, hey, ciao a tutti! Oggi volevo parlarvi delle ultime scarpe che mi sono arrivate, le ASICS Gel Cumulus 22. Le apriamo subito così vi faccio vedere quanto sono belle. Intanto sono nere elegantissime. Ok, adesso prendo l'altra e vi faccio vedere. Vi racconto un po' le caratteristiche di questa scarpa. Innanzitutto, è una scarpa adatta a anche lunghe distanze, ma è una scarpa leggera, pesa meno di 300 grammi, quindi è valida anche per chi corre velocemente. Ha una tomaia molto traspirante in jaguar mesh, si chiama questa struttura, molto, molto traspirante, molto leggera. E offre molto spazio nella parte anteriore per chi come me magari ha il piede con la pianta larga e quindi ha problemi magari di calzata con alcune tipologie di scarpe. Veniamo alla parte inferiore della scarpa. La suola è a tutto contatto con il terreno, quindi permette un grip eccellente e la guidance line, questa linea qua, permette una rullata fantastica, una transizione fantastica anche per chi appoggia di tallone, ok? E guida proprio il piede in avanti. Altre cose importanti da dire è la massiccia presenza di gel visibile, guardate quanto ce n'è nella parte posteriore, che è massima ammortizzazione per questa scarpa. Anche se non si vede, il gel è presente anche nella parte anteriore della scarpa. L'intersuola è fatta da due mescole differenti, il flight foam nella parte superiore, quella per intenderci più a contatto con il piede, e il flight foam propel in questa parte posteriore. Il flight foam è la mescola in assoluto più leggera che ASICS abbia mai fatto e offre un comfort eccezionale. Il Flight Foam Propel ha una densità maggiore e permette una maggiore reattività, quindi una spinta maggiore in fase di avanzamento. Io la ritengo una scarpa eccezionale. Una cosa che amo tantissimo di questa scarpa è questa parte del collarino che è molto morbida e che protegge tantissimo la parte posteriore del piede, andando a quasi accarezzare o coccolare il tendine d'Achille. La conchiglia è rigida nella parte posteriore e più morbida qua, in modo da non dare nessun fastidio. Come ho detto, la scarpa pesa meno di 300 grammi, ha un drop di 10 mm. E niente, come dicevo, è adatta anche a lunghe distanze, anche alla maratona per gente leggera, magari la mezza maratona per chi è un po' più pesante, però io la ritengo una scarpa validissima, massima ammortizzazione, massima supporto, no, supporto, scusate, supporto, non è una scarpa stabile, è una scarpa assolutamente neutra, però io la uso tranquillamente per le brevi distanze, per le lunghe distanze. Ci ho corso l'Ironman la maratona dell'Ironman con le Cumulus, quindi insomma, se l'ho fatto io che sono anche pesante, credo che lo possano fare molte persone. Come si vede, la scarpa è bellissima e spero che vi sia stata utile. Poi la proverò, magari riposterò anche i miei commenti nei prossimi giorni. Ciao!